stato ancora profondo. Allora il cugino. Thank you.
scoperta molto di ho orato io. Allora, perché cos'è questo? Un attimo.
Azione. Certo, se criticato così non si deve stare male, perché poi è la critica per principio, proprio per la disonestà, è la critica disonesta, per non riconoscere a un proprio concittadino che ha qualità. Però nel film prepara la dimostrazione, si vede il gioco tutto, ti dico la moglie, ti dico il cognato, il camano, si fa, qualcuno di si fa, e c'è la scena della mostra, la scena dove si infrange tutto, ma come fa a pensare che sarebbe andata. Però la preparazione è clamorosa, perché è il tuo momento più bello, ce l'ho fatto, sono arrivato. Poi invece il bambino qui, sei tu a casa io. Quando vuoi torni in seguito, così lo prendiamo subito, vai, azione. Questo ragazzo è cresciuto adesso, facevo un casino, perché io andavo da Tamura al liceo e tutte le mattine non quanto sai quante ci mettevamo 40 minuti per 28 km tutte le mattine avanti e indietro. Senta, io quando prendevo il treno per andare anch'io, io andavo un po' da fuori, il treno aveva una velocità tale perché a un certo punto scivolava, dove era cannone scivolava, e tutto noi scendevamo, ci mangiavamo i fichini e ripigliavamo il treno. Intanto camminava, eravamo in grado di riprenderlo perché la velocità era facile. Che cosa dovrebbe fare adesso? Creiamo un programma per lui, un programma, un'idea, un progetto. Realizzare un altro film, non più te lo porti proprio al massimo. E lui me lo dice sempre, dice guaglio, mio padre mi dice sempre, guaglio, sì, hai una certa età, e vuol dire che io ho una certa età, approfitto. Facciamo subito. Insomma, siamo anche sulla... Mi piacerebbe. Siamo sulla sua. No, dico siamo sulle sue. No, ma sulla... non vuol dire l'età che ha, guarda. È attore. Quanti attori? Come cosa? Io dico Sciacolli, insomma, che sono anche chiaro. Lo sa, si è formato. Abbiamo la stessa età, si può dire. Ma questo, guarda che tiro di guaglioni, che abbiamo, c'è tanto tempo. Al primo apro. 53 a dicembre, dico. 53. Sta invecchiato. Eh no, e guarda che capito. Non possiamo guardare nell'alto in basso. Ti devo dire una cosa, una volta la pranzo con Mario, non dicevo. E mi lamentavo, c'erano 49 anni. Mi lamentavo. E Mario stava mangiando, Mario non c'è, stava sorseggiando, ha mangiato il brodo. Io mi lamentavo di 49 anni. E Mario mi disse che ha 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 ha
Voi pensate, c'è uno, cioè lui e Monicelli, che è tutto quanto ingessato, la testa e i piedi, in ospedale. E io sono come Cini, claudicante, che vado a trovarlo per fargli gli auguri. E allora c'era l'aiuto regista di Monicelli che dice: Mario, è venuto a salutarti Luigi come in Cini. E Monicelli lo guarda, ricoveratelo. Quanto è bene il teatro, eh? Molto, molto. Facciamo una bella stabile qua, cioè andiamo a lavorare. Io comunque ho aiutato un po'. Sì, aiutato. Come no? Capirai. Perché molti si sono messi a dire tra sensi sperando di. I quadri come vanno? I quadri ne faccio tanti. No, meno uno che abbiamo portato qui per te. Grazie, grazie. Tutti a casa mi c'è venuto a fare giù. Ma avete portato il Cesare. Beh, abbiamo passato un bellissimo momento. In un paese piccolo, però pieno di fantasia, pieno di creatività, di personaggi che hanno cuore. Scusi,